Vittorio, per essere il primo di 10 veramente un gran gol. Sì, è un bel gol. Non me lo aspettavo sinceramente, comunque sono tanto felice. Aspettavo questo momento da tanto, quindi è stata una serata importante. Mai segnato così? Simile, l'anno scorso, sempre col Brescia, Perugia, ma non da così tanto lontano. Ma non così, colpi così non sono... Non sono da tutti i giorni, ecco. Sei a meno 9 adesso. Diciamo che non mi pongo il problema dei 9 gol o 10 gol. Quando ho parlato di 10 gol è stato un piccolo obiettivo, però non conto adesso a fare 10 gol, conto a fare ottime prestazioni e dare una mano alla squadra. Quindi cosa è cambiato nel frattempo dopo quella fase? Quando è arrivato Galano, la squadra è diventata ancora più forte, no? Dal tuo arrivo, no? Sì, a fine mercato è arrivato Galano e quindi abbiamo una rosa importante. Siamo una bella squadra, forte, quindi penso che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Senti, un gol e un assist, perché poi la rete di Galano è mezza tua, no? Sì, è stato bravo Cristian a farmi il movimento dietro e a realizzare il gol, quindi sono contento. Parigini e Galano come Gilardino del Piero? 2006. Ho visto un video su Facebook che mi hanno taggato, non è proprio uguale, però sono contento del piccolo paragone che hanno fatto. A proposito di somiglianze, qualcuno ha tirato fuori la somiglianza del tuo gol con quello di Nainggolan l'altra sera in Roma. Sì. Troviamo somiglianze, c'è qualcosa di simile? Sì. Forse tirato anche la posizione più decentrata. Sì, io un po' più defilato, lui un po' più accentrata e a giro, io un po' più di potenza. Però questi paragoni mi fanno piacere, quindi spero di continuare così. Ma l'avevi visto quel gol? Cioè l'avevi memorizzato quel gol di Nainggolan? Sì, l'avevo visto diciamo sulla partita, ma non mi aspettavo mai di fare un gol così come ieri. Come nasce quel tiro? Cioè all'improvviso? Cosa c'è in quel tiro? Ed è quanto atipico rispetto alle tue caratteristiche? Diciamo che è quasi una novità per te un gol del genere, no? Sì, io diciamo che il mister mi dice sempre in allenamento di rientrare e calciare in porta. All'inizio lo facevo poco, perché sono uno che più va a mettere cross e a puntare lungo linea. Ieri ho avuto la possibilità di accentrarmi e di provare a calciare. Dico che è stata tanta fortuna, quindi... Perché la fortuna? Ti rimbalza bene il pallone? Ma sinceramente c'è stato un buon rimbalzo del pallone, quindi l'ho presa bene ed è partita. Anche se non ho visto dove è andata a finire lì per lì, quando ho sentito il boato del San Nicola ho esultato. Sì, c'è stato anche l'errore del Bonazzoli, che è stato bravo poi Salzano a prenderla e a far girare il gioco. Ed è nata l'azione che poi abbiamo fatto gol. E poi è nata un'altra partita. Cominciamo, sì, diciamo. Lì si è accesa la partita, penso. Temevate questo Brescia? Il Mister ci aveva detto che era una partita importante. Era importante vincere e prendere 3 punti per fare le scie positive che abbiamo fatto sia con la Ternana che con il Benevento. Quindi era importante vincere. Un boato bellissimo, ripeto, quando ho sentito il boato non ho capito più niente, è stata un'emozione bellissima. Poi ero tanto anche felice per diciamo, la nascita del mio primo nipote, che è nato alla sera, diciamo alla notte, quindi di mia sorella. Sì, quindi è stata una doppia gioia. Come si chiama? Thomas. Anche lui calciatore? Speriamo. C'era la mia ragazza, sì. Sì, la mia ragazza. Dopo Ternana, Benevento, un'altra vittoria, quindi anche ieri. Più in generale, comunque, sembra che come squadra si stia creando non quell'amalgama tanto auspicata, anche ieri la riprova, no? 6 elementi nuovi, ma la squadra è riuscita a giocare in maniera piuttosto colorata. Sì, io ho sentito le parole del mister, noi siamo una rosa forte, quindi chi ha giocato a Benevento ha fatto bene, chi ha giocato ieri, che sono stati cambiati 6 giocatori, hanno fatto altrettanto bene, quindi penso che siamo una rosa competitiva e possiamo dar fastidio a tante squadre. Chi giocherà a Dentella? Che fa? Chi giocherà in terra darà il massimo che mi ha dato a Benevento, a Terni e come ha dato ieri. Ci sarai, pensi di esserci? Non lo so, non mi pongo questo problema. Se non dovessi partire dall'inizio, entrerò dopo o darò il mio contributo dopo. Se non dovessi entrare, darò il mio contributo diciamo dalla panchina. Dentella e Frosinone, due partite da brivido.
Sono due partite importanti, adesso noi ci soffermiamo sull'Entella, che è una partita difficile, su un campo difficile, quindi adesso il nostro obiettivo è Entella, poi penseremo alle altre. Con l'intervento, una cosa che forse è da parte vostra, ieri si basa quasi una vittoria di maturità, no? Della consapevolezza di quelli che sono i vostri valori in campo. Ritieni che sia una lettura, insomma, plausibile? Sì, è stata, penso, un'ottima lettura. Chi ha giocato ieri doveva confermare, diciamo, i tre punti di Benevento, anche se erano, diciamo, come ho detto prima, sei giocatori, diciamo, nuovi, perché hanno giocato altri sei giocatori. Quindi penso che sia stata un'ottima prova. Sta cambiando qualcosa, no, anche nel vostro modo di affrontare le partite, il fatto di vincere tre consecutivamente, è chiaro che aumenta anche la fiducia. Certo, come hai detto, da fiducia, vince tre partite di fila, da un'ottima fiducia. Noi abbiamo un mister che ci carica ogni allenamento, ogni partita, quindi chi va dentro dall'inizio dà la giusta carica alla squadra e chi entra ancora di più. Che errore non dovete commettere adesso, perché il mister sta cercando di tenere con i piedi per terra, non lasciamoci andare a facile entusiasmo, lo dice anche il presidente, cosa non deve fare mai? Perché per esempio anche ieri dopo il 2-0, a un certo punto subito la ripartenza del Brescia, questo rigore senza dubbio è un effetto della conversazione che è capitata spesso, cioè l'impressione è che intanto ci sia qualche calo di tensione momentaneo. Beh, diciamo che nella partita non puoi andare sempre a mille, ci sono dei momenti, diciamo, un po' di pausa da rifiatare e momenti da attaccare. Ieri abbiamo fatto il 2-0, forse non dovevamo abbassarci troppo, però magari per via della stanchezza, per via che c'era un giocatore che non giocava magari da tanto, abbiamo subito un po', se si può dire. E penso che non dobbiamo abbassare la concentrazione e pensare di aver fatto qualcosa di bello, perché non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto tre partite vinte, penso che per il Bari sia una normalità, e dobbiamo continuare a testa bassa, a lavorare bene e a fare ottime partite. Quindi guardando oltre, potrebbe non esserci solo i play-off nel futuro del Bari? Secondo me è ancora presto a dirlo, però un pensiero c'è, magari andare a lottare per il secondo posto, però ci sono tante partite, tanti punti in palio e quindi dobbiamo pensare partita per partita, penso. Sono sincero, mi ha sorpreso anche, diciamo, quando lo speaker ha fatto il suo nome, che ha fatto la parata. Non mi è mai successo sentire in uno stadio, quando un portiere parla un rigore, fare il suo nome, quindi sono rimasto davvero stupito. Quando l'hai detto, però, diciamo, forse non si era creato questo organico in Bari, nel senso sembrava Parigini un punto fermo del mercato di gennaio, invece poi si è arrivato Galano, insomma si è alzata un po' l'asticella. A un certo punto l'hai visto un po' alta questa asticella, hai detto sono sceso in B, però faccio fatica a giocare qui a Bari. Hai fatto questo tipo di pensiero o no? No, io sapevo di scendere qui a Bari e avere tanta concorrenza, al di là che è arrivato Christian, che è un ottimo giocatore, ma al di là di questo sapevo che non venivo qua a fare il titolare fisso, anche perché il mister me l'aveva detto che aveva bisogno di tutti, quindi non mi sono posto il problema. Ho giocato le prime tre partite da titolare, dopo sei mesi che non giocavo, ho fatto della panchina, che penso sia normalissimo, ho giocato ieri, quindi sono sereno. Ieri invece ha fatto una cosa che fa Galano solitamente, cioè si accentra e tira, tira, no? Cerca la soluzione. C'è questa svolta, diciamo, tattica, cioè cercare di fare qualcosa di diverso per essere più funzionale al 4-3-3 di 41? Certo, cioè la Perugia faceva un tipo di ruolo che il mister mi chiedeva sia di accentrarmi che andare su a fare il cross. Non ero molto portato per rientrare a calciare, ma andavo sempre lungo. Qui il mister mi chiede tanto di rientrare e provare a calciare o venire a giocare con la punta, quindi mi sto sforzando a farlo e ieri è la prova che in allenamento, quando lo provo, viene. Se vogliamo, nessuno dei due, né Terne né Galano, fa degli esterni puri, perché anche Galano sta andando in mezzo. Sì, sì, sì. Siete portati? Beh, siamo due giocatori diversi. Lui è tecnico. Esatto. Ai difensori. Esatto. No, diciamo, lui è più...
Io sono più sulla corsa lunga e dare qualche assist così. Poi se viene il gol come ieri, ben bene. Galan è più uno che gioca... Sì, sì, perché lui tecnicamente è molto forte, quindi ha un controllo di palla e vede bene il gioco. L'ultima cosa, Vittorio, diciamo, i giorni scorsi, quando c'è stato lo stage della nazionale, no, di Ventura, girava la voce che potesse essere convocato anche Parigini, no? Ti aspettavi una chiamata di palla, diciamo, tra i migliori giorni della Serie B, anche perché Vittorio ti conosce? Sì, 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 sì. Si poteva prospettare la mia chiamata, ma non mi sono posto il problema. Non era, il mio obiettivo è andare a fare lo stage con Ventura. L'ho fatto a novembre, ma il mister ci aveva detto che giravamo. Chiamava tanti altri perché sono 5 stage, quindi non era il mio obiettivo primario. Ecco. Ma guarda, non posso parlare dei 6 mesi prima perché non ho visto tante partite. Posso parlare da gennaio, che noi in allenamento ci alleniamo molto sulla finalizzazione, sul fare il gol. E penso che l'abbiate visto tutti, che abbiamo fatto 11 gol, quindi c'è buon lavoro. Vittorio, prima il collega giustamente ti chiedeva se oltre i playoff può esserci altro nel futuro del Bari. Diciamo che con le ultime 3 vittorie, quelle di Benevento in particolare, perché era uno scontro diretto, voi ve la siete comunque creata questa opportunità, nel senso che prima i distacchi erano obiettivamente molto importanti, adesso sono distacchi importanti ma colmabili, diciamo, essendoci 14 partite, i punti in palio sono tanti. Quindi vi chiedo quanto, diciamo, ci credete, poi vi chiedo se da appassionato di calcio e da calciatore del Bari, ovviamente stasera quindi la semifinale di Coppa o ottimi di la B, così potete farvi i conti di come la vittoria di ieri vi ha portato più o meno. Ma guarda, fino a Cesena c'eravamo un po' di punti di stacco da noi, quindi noi ci siamo posti un obiettivo che a ogni partita dobbiamo dare tutto. L'atteggiamento è quello che fa la differenza, oltre alle qualità di ogni giocatore. Penso che in queste ultime 3 partite si è visto il Bari che vuole il mister, e quindi che lotta su ogni pallone, su ogni azione. Quindi piano piano poi gli altri giustamente hanno anche un po' rallentato. Diamo Cittadella che ha perso col Brescia, quindi siamo riusciti ad aggrapparlo. Quindi possiamo puntare a qualcosa di importante, ma ripeto, dobbiamo pensare partita dopo partita. E stasera penso che guarderò la Serie B, è più importante. In squadra hai trovato anche Floro Flores, che era con te al Chievo. Ovviamente sarebbe anche superfluo chiederti quanto ti sorprende la sua vena realizzativa, però che tipo di calciatore è, tu che hai avuto modo di conoscerlo più da vicino? Penso che lo conoscono in tanti, che Floro Flores a Chievo già faceva la differenza quando giocava. In Serie B si vede, è un giocatore che non c'entra niente. È stato bravo a calarsi nella mentalità della Serie B, e quindi penso che ci potrà dare una grossa mano. È un giocatore fortissimo, fa salire la squadra, fa gol, vede la porta, quindi è un giocatore fortissimo per me. Vittorio, raccontami di squadra, un tuo commento sulla situazione, sul momento di Maniero, perché ieri anche nel nostro dopogara molti tifosi discutevano, no, sulla prestazione di Maniero, è più utile che aiuti la squadra, ma non fa gol, che cosa è chiaramente la differenza notevole rispetto a un reparto che in questo momento, come abbiamo ricordato, segna tantissimo. Ecco, in questo momento cosa si chiede anche a Maniero? Cioè, è un problema suo, è evidentemente un lavoro diverso? Io penso che Maniero deve stare tranquillo perché è un ottimo attaccante, giustamente adesso in attacco sono tanti. Floro che fa tanti gol e sta bene, c'è arrivato Rajcevic, ma sappiamo le qualità di Maniero. Adesso a Maniero chiediamola, quando entra, quando gioca, di darci una mano. Se arriva a gol, ben venga per lui e per noi, quindi per noi è un giocatore importante, quindi ci può dare una grossa mano. Ieri anche lui non giocava da tanto, quindi ha fatto una ottima gara. Ha sfiorato il gol 2 volte, quindi poi in una partita difficile avere 2 occasioni non è facile. Purtroppo ha avuto non tanta fortuna nel far gol, ma ripeto, per noi è un attaccante importante.
Va bene così? Grazie a tutti, grazie. Va bene.